bene, questa è un po' una descrizione molto a volo d'uccello di cos'è la rete di telefonia d'Italia. È un rischio evidentemente estremamente capillarmente diffuso sul territorio, come è stato assicurato? Beh, è assicurato con copertura assicurativa e danni materiali. In realtà la copertura ha subito alcune vicende, perché mentre la copertura dei nostri asset fino alle centrali, quindi le sedi di credibilità, è una copertura alquanto semplice, molto più complessa è la copertura della rete di distribuzione e aggiunzione, cioè tutto quello che esce dalla centrale ed arriva fino all'utente finale. Queste reti sono state per lungo periodo coperte, parlo fino agli anni, '90, con coperture nell'ambito della presa di danni materiali, con però un limite di risarcimento estremamente basso, con delle franchigie molto alte, con una inefficienza dal punto di vista del capitale disponibile per l'azienda in caso di bisogno assoluta, e con dei prezzi in termini di premi assicurativi assolutamente elevatissimi. Questo significato evidentemente nel momento in cui, soprattutto all'inizio degli anni 2000, se abbiamo assistito alla fase di hard market, causato come noto dicevo, noi abbiamo avuto una pressione enorme sui prezzi della copertura della rete e abbiamo dovuto gioco forza escludere dalla copertura assicurativa danni materiali, cercando di trovare soluzioni che in qualche modo giungessero a dare qualche stabilità nel tempo alla volatilità rappresentata da questo tipo di rischi, e lo abbiamo fatto. Scusate, questo tanto per darvi un'idea, io mi sono fermato nel 2003, non volevo darvi dati troppo recenti, ma serve questa tabella per dare una dimensione dell'importo medio di ciascun danno per categoria, inondazione, incendio, terremoto e tempesta. Questa era una statistica interna, questa ci dice che l'evento catastrofale a maggior severità per noi è il terremoto, seguito immediatamente dopo dalla inondazione, mentre come vedete gli incendi per noi sono un arsenale. Allora, tornando alla copertura della rete, io adesso vorrei descrivervi due forme di copertura alternativa, strumentazione e esposizione di Stenger, una utilizzata da Telecomunità, quindi parlo di vita vissuta, proprio con riferimento alla rete di distribuzione e aggiunzione, che come sapete, come ho detto, diventava estremamente difficile coprire. La strumentazione utilizzata a questo proposito è il finance, cioè sostanzialmente un contratto assicurativo o parassicurativo di natura pluriennale, basato sul concetto di mutualità temporale, che può anche essere utilizzato per mutualizzare rischi diversi. Questo contratto sostanzialmente prevede un impegno per un periodo prefissato di anni da parte dell'azienda a pagare all'assicuratore un importo definito come premio, che è evidentemente variabile in funzione della sinistralità, e questo importo, anziché entrare nel conto economico dell'azienda, diventa di fatto a disposizione dell'azienda stessa per pagare i sinistri che essa avrà nel periodo per il quale la copertura è stata acquisita. Nel caso di Telecom Italia il finite acquisito è stato un finite post-funded, cioè diciamo il trigger che determinava l'obbligo dell'azienda a pagare i premi, era il sinistro stesso, quindi noi pagavamo un premio molto limitato per avere il diritto ad attivare il meccanismo finite. L'obbligo a pagare il premio prefissato per il finite scattava soltanto al momento in cui un sinistro determinava la necessità di impiego.
questi strumenti assicurativi sono direi estremamente discussi, nel senso che l'elemento aleatorio, vedremo prima, vedremo poi gli svantaggi. I vantaggi sono evidentemente quelli che danno capacità laddove la capacità del mercato da solo non è in grado di darla, consentono di non essere soggetti al ciclo del mercato. Il ciclo, nel caso in cui quando noi siamo partiti con Fenet, era un ciclo molto negativo e hard, e quindi abbiamo potuto evidentemente svincolarci da questo, direi che consentono anche coperture retroattive. È chiaro però che la parte discutibile di questi programmi è soprattutto la loro qualificazione come prodotti assicurativi. Di fatto in realtà sono contratti aleatori, perché l'importo dei premi pagato è comunque inferiore all'importo dei sinistri che avevamo risarciti. Quindi esiste un elemento di aleatorietà, però sostanzialmente sono prodotti discutibili, soprattutto in relazione all'incertezza con la quale trattare fiscalmente le partecipazioni agli utili o gli avanzi alla fine del periodo di corresponsione dei premi. Noi abbiamo eliminato la copertura finite due anni fa, approfittando di un soft market che dura ancora. Siamo tornati ad attivare la copertura assicurativa tradizionale, aumentando però molto i limiti di risarcimento rispetto agli anni 90, quando la copertura era stata limitata al massimale ridicolo di 25 milioni di euro. Adesso abbiamo aumentato questi limiti. Ovviamente abbiamo sempre il timore che esistano, il timore che il mercato torni a essere estremamente difficile, soft market dura, ma non si sa quanto durerà, è per questo che cerchiamo di capire se esiste qualche strumento alternativo alle coperture assicurative o da affiancare eventualmente ad esse per mitigare la nostra esposizione ai rischi catastrofali, e per fare questo abbiamo esaminato un prodotto che ancora non esiste, di cui io rapidamente vi descrivo.